ci parlava di questo misterioso film che si era fatto nel 24-26. Ah, il film, ah, buono, meraviglioso, sparito, non si sa dov'è, non esiste. Un giorno che è venuto qua, che era stato proiettato, filmato nell'aula sinodale durante il sinodo, quel 24-25, quell'anno. La tradizione, insomma, si raccontava che questo film era stato mandato in Inghilterra e forse anche negli Stati Uniti. Allora, io ho pensato, se è mandato in Inghilterra o in America, forse una copia esiste. I valdesi erano un po' un movimento come i cattolici di base, non erano lontani. Un professore torinese disse: come mai tutti i processi nella Francia meridionale finiscono con questa parola, brûlé? Lui ha letto tutti i nomi, brûlé. Cosa vuol dire? Era la pietanza? Era il valdese che vi ha bruciato, no? È stata un'epoca molto difficile, con enorme lontananza dalla sede romana, non direi dallo spirito francescano. Come erano organizzati? Non avevano sacerdoti né pastori.
avevano dei predicatori, persone scelte da giovani. Abbiamo ad Angrogna la presunta scuola in cui studiavano quei giovani, dovevano sapere la Bibbia quasi a memoria, e poi viaggiavano due a due, quello vecchio e quello giovane. E in tutte le città c'era una casa in cui potevano rifugiarsi, dormire, mangiare, raccogliere i simpatizzanti. Cioè, i valdesi si sono rappresentati, ma non sono stati molto coscienti di autorappresentarsi, perché i valdesi sono sempre stati letti dagli altri. Per esempio, come li hanno definiti? Li hanno definiti eretici, questo a partire dal Medioevo, e soprattutto le donne sono state chiamate con dei nomi anche cattivi, no? Nel Medioevo, per esempio, le donne venivano chiamate le misere donnicciuole che vogliono pregare, no? Sempre è stato accusato il valdese o la valdese di voler fare qualcosa che non spettava loro di fare, no? Per esempio predicare, e questa è stata la grande rottura nella nostra società occidentale, poi, come dire, portata alla ribalta da Lutero e dai riformatori, ma i valdesi l'hanno anticipata. Credo che è un marchio che ha anche definito la loro rappresentazione, no? Eretici, disobbedienti, antiautoritari, e per quanto riguarda le donne, sovente sono state anche confuse e identificate con le streghe, cioè personaggi che facevano qualcosa di perverso, di proibito, no? Di alternativo. Ciao Maura. E questi tre, a parte che rimane filmato, eccetera, però troppo bello, no? Quando metti in sonoro. Tienlo in mano. Tienla lì. C'è. Al contrario, comunque, no. Devi abitare lì prima. Però. No, è giusta. Vieni. Poi la giri, poi tu. Vangelo secondo Matteo, capitolo 19, dal versetto 16. Un giovane si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Vai, vendi tutti i tuoi beni e dalli ai poveri, e poi vieni e seguimi». Ma il giovane se ne andò rattristato, perché era molto ricco. E Gesù disse: «In verità io vi dico che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli». Un giorno che è venuto qua il segretario della Walden's Aid Society degli Stati Uniti. È venuto qua e allora, parlando un po', gli ho detto: «Ma guardate un po' se fra i suoi conoscenti o qualcuno avete qualche idea di...» Poi mi ha telefonato, si dice: «E nell'armadio abbiamo trovato una scatola che non si sapeva cos'era. Nella scatola ci sono delle bobine.
però non abbiamo chiesto a un fotografo e lui ha detto, è un filmato, è un film molto vecchio, è un film degli anni di prima della guerra. Allora, forse è il nostro film. E la pellicola viene ritrovata ancora nella sua valigetta originale. La pellicola è un nitrato, quindi è una pellicola d'epoca, e viene preso in consegna dal pastore Thurn. Alcune fotografie che conserviamo nel nostro archivio fotografico. Tra l'altro non dimentichiamo che il nitrato è una pellicola estremamente instabile e pericolosa. Il pastore Janavel l'aveva tranquillamente imbarcata sull'aereo senza porsi alcun problema. L'idea del film come strumento di comunicazione molto innovativo è partita dal pastore Paolo Bosio. Erano anni molto difficili perché in Italia c'era il fascismo, stava nascendo il fascismo, e questo provocava, come tutti i totalitarismi, una forte crisi di identità. Viene mandata all'ufficio censura, che era un servizio istituito l'anno precedente presso il Ministero degli Interni, e quindi ogni produzione doveva essere obbligatoriamente inviata. E qui avviene l'intoppo. Nel marzo di quell'anno l'ufficio censura vieta, pone un primo blocco alla diffusione pubblica del film, contro il quale Bosio fa ricorso. Purtroppo questo ricorso ha un esito ancora più negativo. Dopo il ricorso, nell'aprile, con il parere definitivo dell'ufficio censura, il film è assolutamente proibito. Anzi, esiste un atto ufficiale, quindi l'ufficio di censura vieta di rappresentare la nota film tanto in Italia quanto all'estero. La motivazione è vilipendio alla religione dello Stato. A questo punto Bosio e la tavola prendono atto che in Italia questo film non è proiettabile, non è visibile in nessun modo, perché la risposta, c'è una lettera di Bosio in cui scrive, la risposta sarà sempre no, no, no. Il terrore di non rientrare nelle spese, sia la delusione, in realtà il suo progetto così innovativo, che sembrava un progetto di grande successo, si è rivelato non solo una delusione, ma veramente una cocente delusione e un fattore di pericolo per l'intera Chiesa. Notizie di cui parla Paolo Bosio nelle sue lettere risalgono al 1927. Dopo non ci sarà mai più una parola sul destino del film, come non ci saranno più
cenni nei verbali della tavola. In qualche modo questa esperienza viene seppellita nella memoria e nel ricordo, e le copie delle copie viene dimenticata l'esistenza. Suegro, que era pastor también, alguna vez así, con cierto humor que él tenía, decía que los templos en el campo, aquí habría que haberlos hechos con ruedas. Entonces, cuando la comunidad se desarmaba y se iba para otro lado, se podía llevar el templo. Les entregaban algún capital para iniciarse, digamos, en el trabajo, porque ellos habían venido con dos o tres baúles nada más, cada familia, digamos, ¿no? Y así empezaron a sembrar sus campos con muy pequeña escala en el principio, ¿no? Pero para los valdenses, venido de la montaña, donde había que llevar la tierra a veces a lomo de persona para arriba, porque el agua se la traía para abajo de la montaña, llegar acá y ver estos campos casi llanos, con colinas apenas marcadas, son, digamos, algo que para ellos era de una facilidad el roturar la tierra, trabajarla, sembrar, cosechar. Entonces, muy pronto ellos se sintieron que aquí era la tierra prometida, digamos así, ¿no? Para ellos. Y así escribían. Cuando escribían después algunas cartas para Italia, decían, bueno, acá tenemos boñatos del tamaño de la cabeza de una persona, zapallos de no sé qué tamaño. Y se asombraban de todo eso, ¿no? Y uno decía, ni siquiera hay enfermedades acá, la única enfermedad que hay es la muerte, decía uno. Bueno, aquí sí, creo que le va a dar justo el sol ahí a las torres como para que las puedan tomar. Vieron que tiene varias placas, eso no es común en nuestra iglesia, ¿no? Lo de placas delante de los templos, pero bueno, como este es el templo más antiguo acá en Uruguay, tiene varias placas recordatorias. Este es el altar nuestro, digamos, ¿no? La mesa con la Biblia abierta. Digamos, en la Iglesia Católica hay un altar que tiene otras imágenes y simbologías, y es muy llena, ¿no?, de cosas. Ustedes entran en un templo valdense y dicen, ah, pero esto no tiene nada dentro, ¿no? Y los valdenses surgieron entonces justamente como un desprenderse de la riqueza, pero era bueno, porque justamente la coherencia de Valdo era esa, que él criticaba la riqueza de la Iglesia, entonces él mismo no podía ser un rico, era un rico comerciante él, ¿no? Entonces eran los pobres de Lyon, después se les llamó, ¿no es cierto? Pero eso era porque él quería ser coherente con lo que él anunciaba, ¿no es cierto? Que la iglesia de aquel tiempo era tan rica, tan poderosa, política y económicamente, que al final había perdido el sentido de para qué estaba la iglesia en el mundo, ¿no? Ese era un poco lo más austero posible. Incluso nos reprochan a veces que ni siquiera la cruz tenemos, ¿no? Pero hay iglesias que tienen la cruz incluso adentro, no es que nosotros no usemos la cruz. Usamos, eso sí, la cruz sola, ¿eh? No el crucifijo, porque para nosotros es mejor símbolo de lo que pasó en la Semana Santa, la cruz vacía, porque anunciamos la resurrección, que no la cruz con el Cristo siempre clavado ahí, ¿no es cierto? Eso es símbolo de la muerte. Claro, la muerte está presente, estuvo presente también, por supuesto, pero ¿qué es lo más importante de la Semana Santa? Es el hecho de que esa cruz no quedó con el Cristo crucificado, ¿no? Sí. Bisogna però fare, credo, una premessa, perché quando si parla di rappresentazione dobbiamo sempre collocare da che parte comincia lo sguardo. Quindi possiamo avere una rappresentazione di noi stessi, quindi noi che guardiamo noi stessi, però è molto difficile. Di solito non si può guardare noi stessi, dobbiamo avere uno specchio. E in questo caso lo specchio sono gli altri. Per i valdesi il discorso dell'autopresentazione, secondo me, è sempre stato molto difficile. E siamo già nel territorio di Angrogna. Vedi, Angrogna ha tanti villaggi, non c'è un grande centro, sono piccoli villaggi. E questo durante le persecuzioni era un vantaggio. E qui invece, queste sono delle barricate di Angrogna, qui Janavel,
aspettava, era uno dei posti dove aspettava i soldati. Angrogna, Chiara de Libertad, l'abbiamo chiamata così. Sì, e li metto qui, faccio vedere dove si rischia di battere il capo. Vieni. La tradizione popolare vuole che i valdesi di Angrogna dal XIII al XV secolo si riunissero qui per celebrare i loro culti. Alla morte di Baldo, il movimento dei poveri di Lione si era esteso in tutta l'Europa, dalle Calabrie al Mar Baltico, da Milano alle montagne della Stiria, e quando giunse in queste valli all'inizio del 1200, i suoi seguaci furono costretti a professare la loro fede cristiana in totale clandestinità per almeno oltre 3 secoli. Ah, souviens-toi d'un peuple racheté qui de tout temps déchu comme en partage et du seul mot qui fut ton héritage que l'on a vu par toi même habité. In tutta la mia infanzia ho immaginato questo luogo come il luogo per eccellenza del valdismo, la chiesa pura, il luogo nascosto. Welcome to Valdese, North Carolina. We are a settlement of Waldensians, as you guys already know. We're the Trail of Faith. Our organization was started back in 1993, developed by a Waldensian by the name of Jim Jackman. He had visited his heritage back in the valleys and was simply moved by what he saw in Italy. Felt like that the 3-week trip to see all this and the expenses of it all probably were more than most folks in this area would ever take and see. So he wanted to recreate his heritage. He really feels like the Lord laid it on his heart when he saw all this in Italy to come back and lay it out here in America so Americans could see some of this heritage. And he took measurements and pictures and came back and recreated them. It's a cave that you're going to see that we've recreated, the Chiesa della Tana, we've recreated. It's
It's 1,000,000 pounds of concrete, 7 miles of steel rebar. It's about 9 months of labor just to put the cave together. So that's how the trail was birthed. It brought the idea back to the community. And after a lot of hard work and a lot of prayers, the trail was built. So we had to come up with ways to actually pay for the materials, but everything you're going to see here on the trail was built with volunteer labor. All the Waldensians here in town came together, and there would be 8, 9, 10 men a day working on this trail to get all this built. This is a topographical map of the valleys. It's designed, you can see the little white lights on each of the different valleys. Those represent the churches in the valleys. Those are the Waldensian churches. Around each light is a number of little homes, and those represent about the number of inhabitants of that area. So the Blaynots could come and see they were from Palmaretto and just mash the two buttons in the light. So each family in town can come and see their heritage from this map. But we really want them to take away, this is not a place you necessarily want to live. It's a difficult lifestyle. And so that's what we want the tourists to take away from this for the most part. Hai scritto a Roma, sì. Disse, ma perché non ci mettete in contatto? Sì, sì, sì. Perché li vogliamo far venire a due, sì, ti ricordi dove eravamo? Sonido. Acá está, la parte de afuera de las luces están acá todas. Ok, de las luces dentro. Sí, y las luces adentro solamente son luces de colores, que si quiere dar un blanco así. Sí. O puede ir cambiando. O tiene un rojo. Sí. Más se puede un rojo. My name is Els. Els Feuer. Un morgen werden Sie mich lebendig brennen. Als Töpfer des Töpfers. Mañana por la mañana seré quemada sobre la plaza de Damba, como herética porfiada, hija del demonio. Nosotros, valdenses, éramos gente tranquila y nos dejaban vivir en paz. Ya, leben wir in Frieden. Un día llegó el inquisidor, descubrió el grupo y toda comunidad fue destruida. Para purificar la ciudad de la herejía, destruyó la escuela y mandó a la hoguera centenares de hermanos y hermanas. Pero cuando se me preguntó de jurar, rehusé. Nuestra creencia no lo permite. Entonces negué también el purgatorio. Que nosotros valdenses sabemos. Después la muerte existen solamente dos caminos, infierno y paradiso. La nostra storia medievale la conosciamo su documenti pienamente attendibili, i verbali degli inquisitori, che si concludono con la condanna, che di solito è il rogo, e poi c'è di peggio, l'ergastolo. L'ergastolo medievale, peggio, del nostro. In questa situazione i valdesi arrivano all'età moderna.
arriva la riforma, Lutero, Zwingli e un po' dopo Calvino, si raduna una grande assemblea a Cianforan in Valle d'Angrogna, votano, ci sono i barbi, ci sono i contadini, c'è qualche intellettuale, accettano tutta la fede della riforma. Parecchio tempo dopo Calvino diventa il grande Calvino che da Ginevra organizza i calvinisti in tutta Europa, in Olanda, in Ungheria, da tutte le parti, e i valdesi diventano calvinisti e lo sono, grazie a Dio, rimasti fino ad oggi. XIV, XV, XVI secolo vede una serie di persecuzioni, in particolare nel 1560 il duca di Savoia, Emanuele Filiberto, scatena una guerra contro i valdesi che nel frattempo hanno aderito una trentina di anni prima, nel 1532, alla riforma protestante nella sua forma calvinista. Guerra di religione, persecuzione, vicende che sfociano però in un risultato inaspettato da parte del duca, vale a dire in una vittoria da parte dei valdesi. E si stabilisce che le valli valdesi saranno una specie di ghetto. Quei contadini saranno come gli ebrei del ghetto di Torino, dentro il ghetto fai tutto quello che vuoi, i culti, tutta la scuola e tutto quanto. E alla fine del trattativo l'accordo viene scritto, il conte Filippo di Savoia racconigge, tira fuori la penna d'oca e firma, i pastori firmano, i delegati contadini firmano tutti. Perché per leggere la Bibbia devi anche sapere scrivere. Quindi diventare calvinisti è stata una mossa, un movimento di civiltà. Allora, mio suocero ricorda che quando si faceva la battaglia c'erano dunque i valdesi sulla montagna e c'erano i soldati francesi sotto. E allora i valdesi di sopra rotolavano, buttavano delle pietre, no?
E per fare il cannone o per fare gli spari dei fucili, no? Prendevano un sacchetto con un po' di farina, no? Un sacco di farina, e poi lo schiacciavano oppure lo buttavano contro la roccia e faceva fumo, era farina, no? Sembrava che facesse l'acqua. Però nessuno voleva fare i soldati, i piemontesi, nessuno voleva fare i francesi, perché quelli che facevano i valdesi buttavano pietre davvero. Allora rotolavano delle pietre e nessuno voleva stare sotto a pigliare. Allora dopo è dovuto organizzare, dice, bueno, qualche pietra buonito, ma no, fare proprio. Oggi, il 10 marzo 1687, siamo arrivati a Ginevra, in Svizzera, dopo un viaggio di 12 giorni a piedi, coi carri, coi piccoli fanciulli, attraverso tutta la Savoia. Avevamo dimorato in prigione nella cittadella di Torino per quasi 10 mesi e ogni momento arrivava il trapovero gente e i soldati strappavano dentro le braccia delle madri i loro bambini, come lupi rapaci. E chi non si cattolizzò si fece partire per Torino e al sortire della porta di Luserna vi era una gran moltitudine che guardava e gridava «Andendereti, rascia del Biau, e guardè ancora una volta vostre montagne e per i mai più». Il trattato di Cavour garantirà la sopravvivenza dei gruppi valdesi nelle valli per quasi un secolo, finché nel 1655 si scatena un episodio che intende eliminare per sempre il problema valdese. La strage dei Valdesi del 1655, che in genere è ricordata come le Pasque Piemontesi, provocherà da una parte l'opinione pubblica, un risveglio dell'opinione pubblica su questo avvenimento e dall'altra l'intervento politico dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, ed è in quel periodo, in quegli anni, sotto il governo del Lord Protettore Oliver Cromwell. E Cromwell manda il suo ambasciatore alla corte sabauda con l'ingiunzione di far cessare immediatamente il massacro nelle valli, se non vuole appunto che la Gran Bretagna dichiari guerra al piccolo Ducato di Savoia. Per la prima volta l'opinione pubblica europea prende coscienza del problema valdese, anche poi attraverso a libri, a storie illustrate che con una straordinaria crudezza mostrano donne impalate, bambini squartati, scene particolarmente cruente, atte appunto a smuovere lo sdegno dell'Europa protestante, ormai molto solida.
nella primavera del 1686. I valdesi decisero, sotto la guida di Arnaud, di resistere, ma vennero spazzati via nell'arco di poche settimane dalle armate congiunte dei Savoia e del re di Francia, il cui esercito aveva ovviamente una potenza nettamente superiore sul pugno di valdesi resistenti. Morirono quasi tutti. Si calcola che su una popolazione di circa 22.000 abitanti ne sopravvisse forse due o tremila, fu quindi realmente un pogrom. Noi oggi, 300 anni dopo, cercheremo di capire, di rivivere questa storia. Per far questo chiederemo aiuto agli storici, frugheremo dentro ai libri. Sarà un viaggio nel tempo e nello spazio. Lo faremo in macchina, a piedi e, perché no, anche con la fantasia. Mi sono fatto aiutare da Pier. Ho voluto riscrivere le istruzioni, perché bisogna riprovare. Noi, il nostro popolo, non può lasciar perdere l'eredità dei padri. Già, ma come facciamo? Siamo rimasti in quattro gatti e senza soldi. Ma pensiamo a quelli che sono in prigione, per non parlare di chi è stato ammazzato o costretto ad abiurare. Eh sì, certo. La situazione per i valdesi è davvero disperata. Dopo le persecuzioni e l'esilio, si sono sparsi un po' in tutta la Svizzera. Quelli che stanno qui a Ginevra sono poche decine. Gli altri sono stati avviati più a nord, verso Berna, Basilea, Sciaffusa. I nostri valdesi sono in buona parte contadini poveri, che hanno solo le braccia come ricchezza e l'idea fissa di dover tornare nelle loro terre per vivere la fede evangelica come l'hanno vissuta i padri. I valdesi hanno avuto un sacco di soldi dai banchieri olandesi, no? Da qualche parte, con l'aiuto di Dio e dei banchieri olandesi. Allora, dalla Germania i giovani attraversano la Svizzera. Si riuscì finalmente nell'estate, nell'agosto del 1689, a organizzare una spedizione armata che doveva riconquistare le valli, composta da circa 900 valdesi e da un centinaio di ugonotti. La spedizione partì a metà agosto del 1689 dalla località di Prangin, lago di Ginevra.
questo ponte è stato fatto nel 1640. È chiamato Ponte di Napoleone, ma con Napoleone non c'entra un bel niente, perché Napoleone nacque nel 1769. Solo che, visto che è un'opera, diciamo, ardita, che è resistita nei secoli, gli hanno dato un nome importante, il Ponte di Napoleone. Si sa com'è andata, ma hanno vinto la battaglia. Avevano di fronte un po' di esercito francese, probabilmente solo poveri contadini, ex valdesi. Comunque è una bella vittoria. Poi, arrivati nelle valli, c'è un bel po' di guerriglia, restano assediati in un posticino a Massello, a Balsiglia, e perdono. Vanno a piedi fino di nuovo ad Angrogna, e ad Angrogna che trovano due ufficiali piemontesi che dicono: se siete disposti a combattere contro il re di Francia, Sua Altezza Reale è disposta a pagarvi. Questo si chiama Arthurs di cognome, che ce ne sono tanti in Uruguay. Partirono 150 anni fa per... E questo è il famoso monumento a Sibaut, che ricorda l'arrivo dei valdesi il 1 settembre 1689, quando rientrarono col rimpatrio da Ginevra. Occupano le valli e cominciano a bere. Non faccio supposizioni su cos'altro abbiano fatto per punire le ragazze cattoliche dei peccati loro. Però si svaccano. Allora Arnaud li obbliga a riunirsi a Sibaud, dove c'è il monumento a Bobbio Pellice in fondo. Era geniale quell'uomo lì, eh? Giuramento di fedeltà, i soldati giurano fedeltà agli ufficiali e viceversa.
Noi ufficiali giuriamo fedeltà ai nostri soldati e noi soldati giuriamo fedeltà ai nostri ufficiali e insieme promettiamo di fare tutto il possibile per liberare i nostri fratelli dalla Babilonia e di ristabilire e mantenere il regno di Gesù Cristo fino alla morte. Questo esercito che si batte per restaurare il regno di Cristo è certo una realtà molto strana e per la nostra sensibilità moderna abbastanza inaccettabile. I termini Cristo, esercito sono contrapposti, sono esclusivi l'un dell'altro. L'uno è violenza, l'altro è pace, amore. Nel 600, il secolo in cui noi viviamo, le cose non sono così chiare, non sono così definite. En Uruguay estoy bien. Tengo un poco de tierra y 15 vacas. Mai había un rebaño así grande. Ma los que me faltan son mis valles en Piamonte. Sí, me faltan mucho porque el Uruguay es un país muy lindo, un gran cielo. Ma es todo llano. Llano como una mujer sin tetas. L'Italia è un popolo di emigranti. Nell'Ottocento c'è la libertà politica, ma si muore di fame in tutta Italia. Moltissimi italiani vanno in Francia, negli Stati Uniti, ma i contadini più poveri vanno in Uruguay e di lì qualcuno si trasferisce in Argentina. Però nascono queste colonie che a me, devo dire, mi toccano sempre il cuore. Per prima cosa, questi pastori fanno costruire chiese e scuole. Il numero dei valdesi lì è uguale a quello delle valli valdesi attualmente. C'è un popolo valdese qui e c'è un popolo valdese laggiù. Consigo, sin uñas, abrir, más rápido.
Well, I think it's terrible when they were persecuted and they had to flee into the different countries and they had to leave their homes and leave everything that they had for their faith. And once they were able to live in peace there, things got crowded, so they had to find a new place to live, and that's always hard moving to a new place, not knowing where you're going to go and how the people are going to accept you there or if they're going to accept you. And they got here and found things were not exactly as they were reported. So it was very, very difficult for them as they lived here. You off to this old man? 14, Your Majesty. Really? Almost an old maid, then. God's steadfast love to us. The faithfulness of the Lord endures. Today the theme is on agape, agape being not only the word for love, but also a center that was established after World War II in the valleys of the Waldensian people. By the spring of 1947, a small group of Waldensians, led by a young pastor, Tulio Vinay, felt called by God to create a retreat center called Agape for young Christians from all over Europe who could come together to study God's word and to wrestle with particular issues in society, and particularly in that time, reconciliation and healing between people of different cultures and different nations within Europe. Agape è un centro giovanile ecumenico in provincia di Torino, in alta montagna, nel comune di Prali. Un pastore un carismatico, no? Tullio Vinay, ha visto la guerra, no?
Allora, Tullio Vinaio vuole fare un luogo di riconciliazione, per quello ho visto io, questi partigiani lavorare come con dei militi dell'esercito fascista, non delle brigate nere, ma con dei militi dell'esercito insieme, è un luogo di riconciliazione. Agape poi, con la mia generazione, con tutte le fesserie che abbiamo detto e fatto, diventa un luogo di apertura. Dalla nascita fino ad oggi Agape ha avuto una sua evoluzione rispetto alle attività che si svolgono qui. E il progetto stesso, l'architettura stessa di questo luogo parla di questa relazione, parla della necessità, della possibilità, dell'importanza di mettere in relazione le persone che vengono qui. La Chiesa all'Aperto è uno spazio, il luogo dell'incontro, e non sembra quasi una chiesa, in effetti non ha quasi nulla di una chiesa se non delle scale in fondo come se fosse un piccolo altare. Però è anche un posto coraggioso, un posto dove per la prima volta in Italia si organizza un incontro di fede e omosessualità. Sappiamo benissimo quanto la religione sia stata utilizzata anche per opprimere. Per cui il fatto di che persone omosessuali abbiano avuto il coraggio di venire allo scoperto negli ultimi 40 anni soprattutto e di coniugare il discorso di fede politica è essenziale. A partire dalle comunità e dai bisogni primari dell'essere umano costituisce un nuovo modo di vivere insieme, con l'oikos, cioè la casa che abitiamo tutti insieme. Non a caso economia, ecologia ed ecumenismo hanno la stessa radice. Sì, ma siamo dei governanti? La mia generazione di intellettuali abbiamo tentato di sdoganare la fede nel mondo secolarizzato, nel caso marxista. E invece il risultato è stato che abbiamo sdoganato l'ateismo nella Chiesa. Abbiamo dimenticato. Bendigamos al Señor, Señor, demos gracias a nuestro Dios, que Dios omnipotente nos bendiga. A dar nuestras mentes a iluminar, Señor, porque tu justicia reine para siempre. Amén. Vayamos juntos con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Bendigamos al Señor, Señor, demos gracias a nuestro Dios, a Dios que Dios omnipotente nos bendiga. Amén. La gente ha dejado de concurrir a la iglesia, nuestra gente incluso, ¿no? O sea que se ha perdido membresía. Porque en un tiempo la iglesia era todo en la sociedad de Colonia Valdense. Tenía todos los elementos de la cultura, de la actividad, hasta de la actividad económica, ¿no es cierto? Estaban, no digo regidos, pero estaban influenciados grandemente
por lo que era la iglesia valdense como institución, ¿no? Entonces, obligadamente la gente estaba vinculada con la iglesia valdense. Hoy día, en cambio, eso ya no es así, ¿no es cierto? Hoy, dona il tuo spirito al nostro fratello Demetrio e conferma tu stesso il mandato che gli abbiamo affidato. Amen. Con l'affermativa dell'inclusione del testo che sta in pantalla in rosso. La risoluzione dice exhorta, il sinodo exhorta. El signo manda. ¿Eh? Entonces, evitar para actos posteriores, en todo caso, lo dejamos este como exhortación, pero el signo nos dice, le pedimos por las dudas si quiere. No, no, la mesa tiene que, o el cementerio, o las iglesias tienen que, pero no exhortar. Aparte, resolución. Perdón, sacando la cuenta. Esperen, esperen. Aro, 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 aro. Esperemos un poquito, porque en ese caso necesitaríamos 32 votos. Sino que la mayoría absoluta es más de la mitad. Por lo tanto, con 31 votos, ha sido elegido como moderador de la Iglesia Valdense Óscar Udrí, de la Iglesia Cadena de Valdense. El hecho de haber tomado la defensa de una teología que estaba basada en la praxis social y que reivindicaba el lugar de los pobres en la reflexión de la Iglesia, nos llevó a que un sector, incluso de nuestra propia Iglesia Valdense, nos considerara que estábamos influidos por el pensamiento marxista. Y estábamos influidos por el pensamiento marxista, que a mi juicio, en mi pensamiento actual, tiene mucha vigencia. Yo qué sé, el problema de la homosexualidad. Bueno, cuando yo estaba estudiando en la facultad me decían que era una enfermedad que había que curar. Después, con el correr del tiempo, yo supe que uno nace, ¿no?, con esa tendencia, y que evidentemente es necesario que uno sea libre de poder expresarla y de expresarla como quiere. Y que la iglesia debe ser un lugar donde eso es permitido, donde uno se siente no rechazado, sino recibido, acogido. Lo mismo me parece que pasa con el tema de la interrupción del embarazo. Me parece que defender la libertad de la mujer, la libertad de decisión, es básico. De acuerdo a nuestra mentalidad, de evangélicos, de protestantes, ¿no?, de minoría, si se quiere. Sono emozionato.
quando un pastore comincia a diventare vecchio ha delle fissazioni. Io ne ho una e dico: almeno una volta nella vita vedere Torre Pellice, vedere Colonia Valdense, vedere Valdese, North Carolina, vedere le colonie valdesi in Germania, dal Württemberg su fino a Kassel. Una storia tragica. La storia valdese è anche una storia di emigrazioni. Noi siamo un'unica chiesa che parla spagnolo e parla italiano, ma dobbiamo lavorare di più, io credo, per essere un'unica chiesa. È chiaro, vengo come turista, è tutto bello, poi arriva l'inverno, non c'è riscaldamento, lo stipendio è poco, l'automobile non funziona, però siamo insieme. Y bueno, y no tengo que olvidarme que le manda un saludo a todas y todos. Nuestra diácona me pidió que lo hiciera y lo quiero hacer. Que este aplauso le llegue a su alma, le llegará a su vida. Qué bella traducción. Ma va bene, siamo latini, dai, va bene così, siamo per la fantasia. Viva l'elasticità. Nostre Padre.